Se non trattata, l'osteoporosi rende le tue ossa fragili come la porcellana. È il claim del Piatto Forte, la campagna di sensibilizzazione e di screening che approderà dal 24 al 29 giugno anche in Abruzzo e Molise, promossa dalla Fondazione Italia Ricerca sulle malattie dell'osso in collaborazione con Amgen, Ecolite, Senior Italia, Federanziani, con il patrocinio delle regioni Abruzzo e Molise e della Società Italiana Medicina Generale. Sono previsti eventi di 1 o 2 giorni nelle piazze delle principali città abruzzesi e molisane, dove saranno collocati un gazebo e un camper che coinvolgeranno la popolazione in diverse attività. Informazione e prevenzione, grazie alla presenza di medici specialisti e nutrizionisti che risponderanno alle domande dei cittadini e alla distribuzione di materiale educazionale, screening mediante la compilazione di un questionario e con la valutazione gratuita del rischio di frattura attraverso la misurazione della densità minerale ossea da parte di personale specializzato. A bordo del camper sarà utilizzato un innovativo dispositivo sviluppato da Ecolite, azienda fondata da Sergio Casciaro, il primo sistema per la diagnosi precoce dell'osteoporosi attraverso un semplice esame ecografico rapido e accurato e senza l'utilizzo di radiazioni ionizzanti. Si stima che in Abruzzo e Molise 200.000 donne over 60 siano a rischio di fratture da fragilità, conseguenza di osteoporosi non trattata. In Abruzzo nel 2018 sono stati 1.541 i ricoveri per osteoporosi, con una media di 13 giorni per ciascuna degenza in ospedale, come è stato ricordato a Pescara in occasione della presentazione dell'iniziativa. Le fratture da fragilità e il rischio di eventuali rifratture possono essere evitate con un'adeguata prevenzione e, se serve, con un trattamento farmacologico tempestivo, poiché hanno rilevanti conseguenze sia in termini di mortalità che di disabilità motoria, con elevati costi sia sanitari che sociali. Intanto il Ministero della Salute annuncia un tavolo tecnico a livello nazionale, le due regioni avviano un gemellaggio, come è emerso nel corso della conferenza stampa moderata dal collega Paolo Castignani, alla quale hanno partecipato il direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, Alfonso Mascitelli, in rappresentanza dell'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì, il direttore del distretto sanitario di Termoli e dell'azienda sanitaria regionale del Molise, Giovanni Giorgetta, il presidente della FIRMO, Maria Luisa Brandi, il professore ordinario di medicina interna dell'Università degli Studi, Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, Francesco Cipollone, il presidente di Senior Italia Federanziani Roberto Messina, presente insieme al vicepresidente vicario Miriam Severini e il direttore medico dell'AGMEN Italia, Maria Luce Vegna. In Abruzzo, noi abbiamo constatato come Agenzia Sanitaria Regionale oltre 1.500 ricoveri all'anno per i problemi e la diagnosi principale di osteoporosi. Sono giornate di degenza, disagi alle pazienti. Queste pazienti e pazienti sono poi a rischio di fratture di femore e nella nostra regione abbiamo anche altri numeri allarmanti, abbiamo oltre 2.200 fratture di femore di pazienti over 65 anni, cioè al di sopra di quest'età. Quindi organizzare, mettere a sistema una buona campagna di prevenzione e una rete clinica assistenziale sulla quale l'Agenzia Sanitaria Regionale, su mandato dell'assessore regionale, inizierà a lavorare nei prossimi mesi, riuscirà a migliorare certamente il quadro complessivo dell'assistenza nella nostra regione. Com'è la situazione per quanto riguarda la fragilità ossea e l'osteoporosi in Molise? Devo dire che c'è stata grande attenzione negli anni 80-90, dopodiché, insomma, questa attenzione non c'è più. Facciamo molte campagne di prevenzione, sul diabete, sulle ludopatie, su una serie di altre patologie, però devo dire, spero che questo sia l'inizio di una nuova era, perché in effetti noi con la riabilitazione, con le fratture abbiamo molto a che fare e spendiamo molte energie. Dottoressa Severini, come vi ponete a sostegno degli anziani? Siamo ormai un'organizzazione nazionale che può contare su circa 4 milioni di aderenti,
interveniamo sulle loro vicissitudini, sulle loro vite e in particolare sulla loro salute, accedendo ai centri anziani ai quali fanno riferimento. Ove non ci sono, cerchiamo di dare un contributo affinché vengano istituiti. Per quanto riguarda il tema della salute, in particolare in questo caso l'osteoporosi, quasi tutti sappiamo che una donna su tre, un uomo su cinque, dopo i 50 anni, può essere soggetto a osteoporosi, che significa possibilità di fratture, con tutte le conseguenze che un'invalidità anche temporanea, ma che spesso può diventare definitiva, può creare nella vita di una persona. E quindi cosa cerchiamo di fare? Cerchiamo di sostenere chiunque faccia prevenzione. Mettiamo a disposizione la nostra rete umana, che è un patrimonio inestimabile, e cerchiamo di sensibilizzare le persone affinché, attraverso procedure che sono ormai di natura evoluta, possano intervenire prima che l'osteoporosi in questo caso diventi una tragedia personale e familiare. Professor Cipollone, l'osteoporosi è una patologia in aumento anche in Abruzzo. Quali sono i rischi per la popolazione? L'osteoporosi è una vera epidemia dei tempi moderni. A livello nazionale ci sono dati di circa 4 milioni di persone affette da osteoporosi, con circa 560.000 fratture legate all'osteoporosi. E i costi sociali sono enormi, parliamo fondamentalmente di circa 10 miliardi di euro correlati direttamente alla patologia osteoporosica. In Abruzzo di riflesso abbiamo numeri simili, abbiamo 90.000 persone a un anno da una frattura di femore, ad esempio in un soggetto adulto il 40% ancora non è autosufficiente e l'80% comunque mantiene un deficit che ne condiziona la vita quotidiana, ad esempio guidare l'automobile. Negli anziani e nei grandi anziani, ad esempio i novantenni, addirittura il 35% dopo una frattura è costretto ad essere accudito permanentemente, quindi con costi per badanti o impatti sui familiari in maniera enorme. E in generale l'osteoporosi è la quarta causa di morbilità nel mondo occidentale, superiore ad esempio anche alla BPCO, la broncopneumatia cronica ostruttiva. Quale deve essere la periodicità degli screening? La prevenzione, mai forse come nell'osteoporosi, è fondamentale. Diciamo che dai 30 anni in poi c'è una progressiva perdita di densità dell'osso. Nella donna poi c'è un'accelerazione con la menopausa. Quindi sicuramente dopo la menopausa la donna dovrà fare periodicamente dei controlli con la MOC, MOC DEXA, quindi la densità ossea. E poi intervenire quotidianamente con cambi nello stile di vita, ad esempio l'attività fisica regolare ha un ruolo protettivo dall'osteoporosi, le contrazioni muscolari, la trazione dei tendini sull'osso attiva la deposizione di calcio nell'osso e previene l'osteoporosi, quindi 30-40 minuti di attività fisica moderata come il camminare o il ballo 3-4 volte a settimana sono di enorme impatto nella prevenzione. L'altro aspetto è l'alimentazione, quindi alimenti ricchi di calcio e vitamina D come i latticini, ma anche alimenti gradevoli come il salmone, frutta secca, verdura a foglia larga, se presi in maniera quotidiana possono rallentare la rarefazione ossea. Come funziona il metodo REMS e soprattutto come può migliorare la vita delle persone? Il sistema REMS è una nuova tecnologia, quindi è in fase di diffusione e di adozione dai centri clinici, le società scientifiche, il sistema di adozione dei nuovi LEA. Una nuova tecnologia unica al mondo che è un brevetto italiano, che permette di diagnosticare lo stato osseo sui siti di riferimento, che sono la colonna vertebrale e il femore prossimale, senza l'uso di raggi X e sfruttando una tecnica che in un test di qualche minuto permette di dare la diagnosi sullo stato osseo, non solo della qualità dell'osso, ma anche della quantità. Tenga conto che il 97% delle persone che si fratturano non hanno fatto un test diagnostico. Questo vuol dire che le persone scoprono di essere malate di osteoporosi con la frattura, il che è inaccettabile perché il carico sociale, il carico economico sul sistema servizio nazionale è molto alto con scarsi risultati.
tenga conto che c'è un'aspettativa di vita nelle persone anziane molto bassa dopo la frattura. Invece noi vogliamo intervenire su persone giovani, già in osteopenia, cercando di anticipare la diagnosi ed evitare le fratture. Ci sono terapie più efficaci e comunque all'avanguardia che possono essere messe a disposizione di persone affette da osteoporosi e con fragilità ossea? La prevenzione è di vari tipi, noi parliamo di prevenzione primaria che è lo stile di vita, la prevenzione secondaria è individuare la persona che è a rischio ed eventualmente fare diagnosi e trattarla, e la prevenzione terziaria è trattare chi si è già fratturati. Quindi è chiaro che nei vari livelli di prevenzione i farmaci devono avere un loro spazio, perché un'osteoporosi severa o un paziente già fratturato deve essere trattato farmacologicamente, non possiamo sperare che la pura prevenzione basata sullo stile di vita possa aiutare i pazienti a non rifratturarsi. Questo non è dimostrato da nessuno studio condotto ad oggi, e quindi non possiamo confidare sul fatto che l'introduzione di calcio con la dieta, una quantità sufficiente di vitamina D e un'attività fisica regolare prevengano la seconda frattura. Allora il paziente fratturato deve pretendere una terapia. Le terapie oggi, noi abbiamo un armamentario terapeutico che è fatto di farmaci diciamo antichi, che però funzionano sicuramente, come sono i bisossonati, e farmaci più moderni ed attuali, come può essere per esempio l'anticorpo denosumab, che è un farmaco che noi somministriamo fra l'altro per via sottocutanea ogni 6 mesi, per cui l'aderenza alla terapia è anche molto alta. Purtroppo nel nostro paese un farmaco come questo non può essere prescritto dal medico di medicina generale, è stato quindi, se vogliamo, fra virgolette, ghettizzato alla specialistica, un farmaco che doveva essere molto più utilizzato. Abbiamo poi farmaci osteoformatori, oggi uno soltanto, un farmaco che si chiama teriparatide, che però per l'alto costo può essere somministrato soltanto a pazienti polifratturati o che si rifratturano quando hanno fatto una terapia delle altre che sono sostenute dal Servizio Sanitario Nazionale. Quindi è una realtà, quella della terapia dell'osteoporosi, alquanto confusa, io credo ancora oggi, non gestita nella maniera adeguata, e seppure abbiamo farmaci che funzionano, in realtà non li utilizziamo come dovremmo. Per il futuro poi in realtà noi oggi non abbiamo nel mercato un farmaco che era stato presentato all'Agenzia Europea del Farmaco un anno fa e che non è stato accettato e che è in commercio negli Stati Uniti. Ce n'è un secondo che è in analisi in questo momento dall'Agenzia Europea del Farmaco, e non sappiamo se questo verrà approvato, ancora non abbiamo notizia di questo, anche se il farmaco è già in vendita sia in Giappone che negli Stati Uniti. Quindi la realtà europea si sta un pochino, diciamo, affievolendo nell'area dell'osteoporosi, mentre noi ovviamente, che sappiamo quanto è grande il problema, vorremmo che la terapia diventasse più universale e senz'altro che venisse utilizzata nei pazienti fratturati, e a questo dobbiamo arrivare in ogni modo. E quando mi viene chiesto qual è la ricetta per non fratturarsi, io dico sempre lo stile di vita è fondamentale, ma il paziente grave vada dal dottore e pretenda una terapia. Dottoressa Vegna, questa mattina è stato ribadito, evidenziato che la prevenzione è importantissima. Ma qual è il ruolo di Amgen? Amgen è un'azienda chiara alla propria missione, ovviamente, quella di sviluppare farmaci biosimilari e in particolar modo farmaci innovativi che possano risolvere bisogni clinici davvero rilevanti. E noi riteniamo che l'osteoporosi sia una malattia rilevante, seppure sottodiagnosticata e diciamo così, nella quale il paziente non ha piena consapevolezza. Però siamo anche assolutamente convinti che il farmaco è l'ultima fase di aiuto per il paziente, che quindi la prevenzione sia un elemento fondamentale. Noi non possiamo trascurare che abbiamo bisogno di prevenire le malattie prima di scoprirle. Poi dopo penseremo anche a aiutare il paziente a trovare le migliori soluzioni terapeutiche, quindi il nostro supporto a questa iniziativa è fondamentale, perché l'iniziativa di sensibilizzazione sull'osteoporosi è rilevante. L'osteoporosi è diventata, diventerà sempre di più una epidemia, una malattia, diciamo così, con numeri di incidenza rilevanti, quindi riteniamo che la prevenzione di questa malattia sia ovviamente un tema di salute pubblica fondamentale.